La diga del Moncenisio è situata in Francia al confine con l'Italia, ma il rischio idraulico ricade su aree estese delle province di Torino, Alessandria e Vercelli. La rottura, anche parziale, è un evento poco probabile, ma gli effetti sarebbero devastanti. Il piano di emergenza diga, istituito dalla Regione Piemonte col supporto del Dipartimento di Protezione Civile, attiva una serie di provvedimenti finalizzati a fronteggiare gli effetti della rottura e la messa in sicurezza di popolazione ed elementi esposti. Quotidianamente vengono emessi documenti che segnalano l'assenza o la presenza di criticità attraverso una serie di livelli di allerta suddivisi per codice colore e fasi operative. Il verde equivale a una fase operativa ordinaria, ordinarietà. Il giallo alla fase operativa di attenzione, preallerta 1. L'arancione ad una fase operativa di attenzione, preallerta 2, o di preallarme, vigilanza rinforzata 1. Il rosso corrisponde invece a una fase operativa di preallarme, vigilanza rinforzata 2, o di allarme, pericolo e collasso. I comuni della Valle Cenischia, a partire dal livello di vigilanza rinforzata 1 e gli altri comuni dal livello di vigilanza rinforzata 2, ricevono un messaggio dalla sala operativa della Regione Piemonte e applicano le procedure operative previste dal piano di protezione civile. È importante informarsi prima, durante e dopo il verificarsi di un evento. Prima è utile conoscere se le zone dove si vive o si lavora sono a rischio di inondazione e dove sono le aree sicure. Informarsi sui comportamenti da tenere. Avere a portata di mano il kit di emergenza. In caso di pericolo imminente, gli abitanti della Val Cenischia devono raggiungere le aree di attesa, assicurandosi di aver chiuso il gas, staccato l'energia elettrica e preso il kit di emergenza. E poi attendere le indicazioni delle autorità sia durante la fase di emergenza sia emergenza finita. Gli abitanti degli altri comuni interessati dal rischio diga del Moncenisio devono attenersi alle indicazioni del piano di protezione civile. In caso di emergenza valgono i comportamenti da tenere durante un'alluvione. Non andare in cantina o garage e, se possibile, salire ai piani superiori. Lasciare l'abitazione solo se la minaccia è grave, chiudendo il gas e staccando l'energia elettrica. Usare l'auto solo se necessario. Stare lontano da ponti, fiumi e corsi d'acqua. Evitare i sottopassaggi. Dopo l'evento bisogna usare l'auto con prudenza. Non transitare lungo strade allagate. Non usare apparecchiature elettriche prima della verifica di un tecnico. Non utilizzare l'acqua del rubinetto fino a quando non è dichiarata potabile. Non consumare alimenti esposti all'inondazione.